Little Italy è una celebrazione di tradizioni italiane tenute vive da una terza e quarta generazione di italiani, i cui sforzi si concentrano sul preservare l'eredità culturale delle persone che l'hanno originata. La storia della Little Italy di San Diego può essere descritta in termini di sogno americano di immigrati, follie post-belliche di progettisti urbanistici e l'apprezzamento di quello che fu perso nella corsa ai sobborghi. Fino alla costruzione dell'arteria principale, l'autostrada 5 Nord, Little Italy aveva tutte le caratteristiche di una città del XIX secolo, i cui abitanti erano emigrati da due piccoli paesi, Porticello in Sicilia e Riva Trigoso in Liguria. Il terremoto di San Francisco del 1906 diede origine ad un'altra ondata di immigrazione italiana nella città, favorita anche dal clima e una florida industria peschereccia. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale e al declino della pesca, Little Italy si avviò verso un lento spopolamento. Oggi la Little Italy di San Diego è veramente piccola, un'immagine molto diversa da quella dell'ultimo secolo. La costruzione dell'arteria principale, l'autostrada 5 nel 1960, forzò molta gente a spostarsi. La popolazione italiana è da allora diminuita. E l'area che una volta occupava il centro della città e Mission Hills è adesso compresa tra Kettner Boulevard ad ovest e Columbia Street ad est. India Street è il cuore del quartiere. Uno dei punti di incontro della comunità è la chiesa cattolica Our Lady of the Rosary, un lavoro d'amore dei pescatori italiani di San Diego che con fari, feste e attività mantiene in vita le tradizioni italiane. In tempi recenti alla Chiesa si sono affiancate altre organizzazioni italiane e italoamericane. L'Italian Community Center, con sede all'incrocio di Columbia Street con Dade Street, che organizza eventi e corsi di lingua e cultura italiana, e l'Associazione di Commercianti di Little Italy. Oggi i tentativi di urbanizzazione di Little Italy sono divisi tra il desiderio di mantenere le tradizioni delle prime generazioni di immigrati, ormai in via di estinzione, e sostituiti da professionisti e cervelli in fuga, e le esigenze degli imprenditori che favoriscono sfortunatamente questi ultimi. Pochi negozi sono rimasti indipendenti e nelle mani dei proprietari originari, altri hanno ceduto alle pressioni del mercato e delle grandi imprese. La Little Italy di San Diego si sta rapidamente trasformando in un luogo pseudo-italiano che si può incontrare in qualsiasi città americana. Non più espressione culturale della vita italiana con le sue varianti regionali, ma rappresentazione della percezione americana della cultura italiana.